Probabilmente io non sono disabile, quindi non posso soltanto immaginarlo, però è un'esperienza che ti mette di fronte alla realtà. E la realtà è diversa per ogni persona. E quando magari tu vivi una realtà dove le cose ti sembrano scontate e non le apprezzi, tu che magari hai in questo momento delle limitazioni, forse riesci ad apprezzare di più. Il fatto della compagnia, il fatto di uscire, il fatto di studiare, perché penso che ti debba avvalere di strumenti tecnologici anche per, non lo so, utilizzare il tuo computer. Se io dove non arriva la tecnologia, deve arrivare la forza d'animo. Per me non è stato nulla facile, cose che per i miei coetanei sono semplici, come studiare, uscire con una ragazza, guidare la macchina, avere l'indipendenza dai propri genitori, perché chi ha una disabilità come la mia è tutto più complicato, già solo fatto di dover dipendere per forza dalla propria famiglia. Io non sono mammone, però per ovvie ragioni, con bisogno di mia madre e di mio padre finché saranno in vita, sono loro che si occupano di me. Però è difficile avere una propria indipendenza se si è disabili, guidare la macchina, che è una disabilità come la mia. Ha bisogno di un autista che gli guidi la macchina. Se uscire con una ragazza, ho bisogno di una persona che mi accompagni. Quindi non saremmo io e la ragazza, ma ci sarebbe il mio assistente pure. Si perde una certa intimità, cioè anzi, forse ho posto male la domanda, il fatto di rimanere da soli, il fatto di fare le cose da soli, tu parlavi prima di autonomia, si perde una certa privacy nella vita. Purtroppo sì, questo sì. Per esempio, io per andare al bagno dipendo da mio padre al momento, da chi mi assiste. Quindi non c'è una propria privacy intima, non ci può essere mai, perché se tu dipendi da un'altra persona per vestirti, che normale che quella persona ti vedrà nella tua nudità pure, no? Quindi è tutto più complicato, però ci devi evitare che tutto ti travolga in negativo. Devi vedere nella negatività la positività. Questo è, diciamo, uno spirito cioè anzi un messaggio che veramente ti porta a non solo ad accettare la tua condizione, qualunque essa sia, perché ognuno di noi ha una condizione da accettare nella vita, ma soprattutto quella di vedere il bicchiere più del mezzo pieno, anche oltre, perché non fai solo le cose per te stesso, ma hai deciso di fare del tuo corpo un mezzo di comunicazione per tutti gli altri, quindi utilizzi secondo me il tuo corpo come strumento. A me dicono molte i miei familiari che voglio fare sempre il protagonista, ma io invece in realtà voglio utilizzare il mio corpo per le altre persone pure, che non tutti sono integrati nella società come me. Io guardo sempre a chi è peggio di me. Poi ci sono dei ragazzi che come me vivono la distrofia muscolare, che non hanno il mio grado di autonomia, per esempio. Mentre io vado lo stesso in giro col respiratore, un'altra persona ha paura di farlo, per esempio. Perché dici che si vergogna, magari? Si vergogna, oppure ha pure paura a farlo, perché è un po' pericoloso andare in giro con un respiratore polmonare, perché se rimani senza, è complicato. Però io non ci penso, esco lo stesso pure con persone che in caso di emergenza non lo saprebbero utilizzare. Però perché privarmi della mia libertà quando invece la posso avere lo stesso? Se poi deve succedere una cosa irreparabile, può succedere pure se sto a letto. Ma tu che tu dico l'8 settembre hai da fare? No, io no, però c'è una cosa importante che ci sarà la Lamezia. Che faranno a Lamezia l'8 settembre? Al grado della Lamezia, veramente? Dicono che vogliono rompere i tabù, vogliono liberare l'amore, non so,
cosa hanno in mente questi pazzi? Questi pazzi della Fish Calabria, so che c'è di mezzo un certo Antonio Saffioti, mi devo preoccupare? Un po' sì. Oddio, non vorrei che lanciassero come negli anni 70 i reggiseni, i preservativi o qualcosa del genere. Ma comunque mi pare questo convegno, questo seminario, visto che sono già stato bacchettato, si chiama L'affettività e le persone con disabilità, mi pare. Sì, c'è, ma alla fine c'è un problema di sesso, secondo me. Solo sesso, sempre sesso, tutto gira intorno al sesso, mi pare che diciamo così, ragazzi. Sì, sì. 8 settembre 2017, ore 16:30. Ci vediamo tutti al Grand Hotel La Mezia, giusto? Sì.